Un incidente spettacolare alle 8.30 di questa mattina si è verificato all'imboccatura della biforcazione per le corsie dell'A14 subito dopo il casello di Fano. Coinvolti nell'incidente due mezzi, un Ducato del comando provinciale di Pesaro dei Vigili del Fuoco con a bordo personale che doveva recarsi a Senigallia per un corso di aggiornamento ed un'auto condotta da una giovane donna residente a Calcinelli, una Volkswagen Up bianca che per l'urto si è capottata sul lato del guidatore. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che entrambi i veicoli stessero per imboccare la corsia sud dell'autostrada quando, per ragioni ancora al vaglio della polizia autostradale, sono entrati in collisione. Nessuna conseguenza per i vigili del fuoco a bordo del mezzo, mentre per la donna una leggera escoriazione alla mano e tanto spavento. A prestare i primi soccorsi alla donna gli stessi pompieri in attesa dei sanitari del 118 che poi hanno trasferito la donna al Santa Croce per accertamenti. Notevoli le ripercussioni sul flusso del traffico da talora in cui si è verificato l'incidente, che è stato gestito dagli agenti della stradale impegnati anche nei rilievi necessari. Sul posto, oltre al 118, un mezzo dei vigili del fuoco di Fano per mettere in sicurezza l'auto incidentata e di mezzi e di tecnici della società Autostrade.